Benvenuti. In qualità di Presidente della Fondazione De Marchi, spetta a me darvi il benvenuto in questa sala e in questa occasione che abbiamo voluto per riflettere in maniera, noi diciamo, cercando di essere più concreti possibile intorno a un tema che rischia di rimanere altrimenti appeso a un ambito teorico che poco ci aiuta poi a lavorare nello spirito in cui tutti quanti noi siamo abituati e abbiamo bisogno di fare ogni giorno. Il tema del come contraddistinguere una comunità educante, come costruire, quali sono le procedure, quali sono i contenuti. Quindi vi abbiamo lanciato questa proposta per trovarci e parlarne, oggi useremo il tempo per questo. Abbiamo invitato Marco Rossi Doria, Salvatore Pirozzi e Dario Iannis. Quindi abbiamo tre persone che sono portatrici di un'esperienza enorme su questi campi e che hanno dato la loro disponibilità, e li ringrazio fin d'ora, a partecipare a questo incontro. Cercheremo di essere più easy possibile, meno formali possibile. Chiaramente noi siamo una fondazione di ricerca sociale della provincia autonoma di Trento e quindi lavoriamo in stretto contatto con tutti i dipartimenti, con tutte le strutture della provincia autonoma. E quindi un'occasione di questo tipo è particolarmente gradita perché rende evidente anche la collaborazione che noi abbiamo instaurato col Dipartimento dell'Istruzione. Abbiamo qui la sovrintendente Sbardella e la dirigente Monica Zambotti, a cui io passo la parola per un saluto istituzionale, sapendo però che al di là dei saluti istituzionali sono due persone profondamente impegnate insieme a noi su questo campo nel lavoro quotidiano di contrasto alla povertà educativa e a tutto quello che ne deriva. Quindi io passerei la parola a Viviana per un saluto e poi a Monica. Bene, grazie Federico, buon pomeriggio a tutti, per me è un piacere essere qui, ringrazio per l'invito e ringrazio le persone che oggi pomeriggio parleranno, in particolare Marco Rossi Doria, che è un piacere e un onore accoglierlo sempre nella nostra provincia, ha collaborato con noi per tanto tempo e sappiamo che lo ascolteremo sicuramente con interesse. Questo ciclo di seminari che si ripropone, che la Fondazione De Marchi ripropone con impegno anche quest'anno, cominciando da oggi, il tema delle comunità educanti è sicuramente molto apprezzabile. Io ringrazio la Fondazione De Marchi perché il tema dell'educazione che in questo momento, forse non solo in questo momento, ma particolarmente all'attenzione della nostra comunità. Sappiamo che abbiamo subito come scuola, come mondo scuola, quello che abbiamo subito tutti, ma ne portiamo ancora i segni e quindi questi momenti di riflessione e di attenzione su quella che è anche la direzione che vogliamo prendere e in che modo queste comunità educanti sono fondamentali per far crescere e prosperare i nostri giovani, i nostri bambini, i nostri ragazzi nelle nostre scuole è assolutamente importante e fondamentale. Federico prima parlava del tema della povertà educativa. Diciamo che nella nostra provincia forse la sentiamo meno che in altre latitudini del nostro paese, ma sicuramente è un tema che richiede sempre molta attenzione, perché nel momento in cui abbassiamo l'attenzione, i problemi li lasciamo in secondo piano e diventano, crescono. Quindi io devo dire ringrazio anche tutti coloro che sono presenti oggi perché è un momento in cui condividiamo anche riflessioni, percorsi di conoscenza e ci fanno crescere tutti come comunità. Quindi
Grazie a tutti e buon pomeriggio. Grazie, grazie molto Viviana. Monica? Grazie, ringrazio anch'io, mi associo e grazie soprattutto al nostro ospite perché quello che ancora, molto di quello che ancora le nostre scuole fanno sicuramente è un po' anche un'eredità di quello che lui ha seminato insomma con i diversi anni che ha lavorato in Trentino. E io credo che insomma un'iniziativa anche come questa, ancora una volta come diceva il nostro sovrintendente, è un po' un'occasione un'occasione di riflessione e soprattutto un percorso, perché credo che occuparsi di educazione sia soprattutto un percorso che forse non si sa bene se ha un inizio, sicuramente non ha una fine e ci richiede continuamente di riadattarci. Come servizio istruzione siamo insomma a fianco di fondazione con due uffici, quello che si occupa di inclusione scolastica e soprattutto quello che si occupa di valutazione, c'è qua anche la collega Federica Coletta che ringrazio, perché confrontarsi spesse volte con le evidenze e quindi con i dati è quello che ci consente di comprendere i fenomeni, oltre alle percezioni e alle sensazioni c'è sempre bisogno dei numeri e soprattutto dei confronti fuori da questo territorio. E quindi io non mi potrò fermare come diceva il Presidente, però ci tenevo lo stesso a passare per anche dare un significato e un segno del nostro interesse. Grazie ancora. Grazie molto Monica, grazie. L'efficacia delle nostre azioni passa in buona parte dalla passione che ciascuno di noi mette, ma passa sicuramente dalla capacità di lavorare insieme e lavorare con la provincia autonoma di Trento è un onore, delle volte anche una fatica perché comunque avere a che fare con le strutture sono delle robe talmente gigantesche che delle volte ti perdi. In realtà poi ci trovi le persone come Monica, come Viviana, e allora quelle sono la porta esattamente che ti permette di entrare in queste potenzialità enormi e che ti permettono peraltro di fare meglio il tuo lavoro. Il ruolo della Fondazione De Marchi vuole essere questo, quello di costruire, esplorare possibili soluzioni a problematiche che vediamo, che incrociamo nel nostro quotidiano, costruendo modelli possibili che abbiano una validità scientifica che possano essere replicabili. Questo è un pochettino lo stile su cui ci muoviamo su tutti i campi in cui la Fondazione tradizionalmente è impegnata, e quello educativo è un campo che dal 2021 è entrato in statuto a tutti gli effetti, contrasto alla povertà educativa, la dipendenza, tutto quello che ruota intorno a questi temi in cui voi ben sapete, e l'ha detto prima Viviana bene, siamo una provincia ricca, apparentemente abbiamo meno emergenza sulla povertà educativa, in realtà io dico che la comodità porta con sé una povertà ben peggiore che la povertà dell'attenzione, la povertà della verità, rischia l'anestesia, il benessere è diabolico su queste cose. E quindi anche noi abbiamo una seria povertà di responsabilità e dobbiamo assolutamente farcene carico e affrontarla con tutto il nostro impegno. Noi ci siamo strutturati come fondazione con un gruppo educativo, ringrazio tutti quelli che ci partecipano, in particolare abbiamo un docente che si chiama Andrea Bortolotti che storicamente ha sempre lavorato in questo campo e che ha dato la sua disponibilità a lavorare con noi. Abbiamo un altro docente che viene dall'alberghiero, che è Franco Mazzetto, abbiamo la Daniela Mosso che è una preziosissima presenza di competenza, un'educatrice veramente importante per il gruppo, e abbiamo una referente che nell'organigramma della fondazione governa e gestisce questo settore, quest'area educativa, oltre che ringraziarla, approfitto dell'occasione per ringraziarla per l'impegno che sta mettendo. Lei ha sempre gestito l'università della terza età, ha sempre avuto a che fare con gli anziani. Ed è bellissimo che adesso lei possa impegnarsi anche sul fronte degli adolescenti, creando questo collegamento ideale che
che tanto valore ha dentro e tante cose ci possiamo trovare. Quindi si chiama Laura Antonacci, la chiamo qui per un saluto e la ringrazio. Grazie. Grazie mille. Come diceva bene il Presidente Samarden, è da qualche mese che mi occupo della quest'area nuova educativa della Fondazione Franco De Marchi. Da 20 anni mi occupo di educazione degli adulti, di formazione permanente. In questi mesi in cui con questo nuovo gruppo di lavoro, la chiamiamo la squadra, ci occupiamo appunto, stiamo prendendo confidenza con queste tematiche, posso dire questo, che l'educazione e la formazione è trasversale alle generazioni. I meccanismi sono quelli, i bisogni sono quelli, magari cambiano linguaggi, le metodologie, ma i bisogni sono quelli. E sono quelli di fornire degli strumenti a tutte le età, perché le persone, i ragazzini, i bambini, i ragazzini, e poi gli adulti e poi gli anziani possano guardare la realtà con una lente di ingrandimento, per farsi una coscienza critica, per avere una coscienza autonoma e quindi non farsi condizionare, ma tracciare il percorso della propria vita in maniera consapevole. Credo che sia questo e quindi lavoreremo in questo senso. Grazie mille. Grazie. Grazie Laura. Benissimo. Non ultimo, la presenza qui di Salvatore Pirozzi, che è stato da alcuni anni è il nostro, diciamo, tutor esperto dell'area educativa, è un supervisore che ci segue da alcuni anni, conosce sia la Fondazione De Marchi che alcune realtà del privato sociale trentino con cui ha collaborato e con cui continua a tenere i contatti portando la sua esperienza. Lo ringrazio, è qua, e insieme a noi c'è anche Dario Ianes, che voi tutti conoscete, e quindi adesso in maniera così molto concreta io direi che noi ci mettiamo lì, noi quattro, e proviamo a vedere come esce. Gli altri se ne vanno. Diciamo che gli altri se ne vanno. No, incominciamo, diciamo, entriamo adesso nel concreto dei contenuti. Cercheremo di gestirla nella maniera più informale possibile, rispettando però alcune linee, la prima delle quali è che inizieremo dando la parola a Marco, che darà un primo sguardo e che sarà una prima sollecitazione, una provocazione a tutti noi per poi dopo interloquire e cercare di rimbalzare fra di noi domande, possibili risposte. Butto lì un po' di parole chiave che possono essere utili. La responsabilità, tema della responsabilità, ma il tema della biodiversità, dell'educazione, delle caratteristiche identitarie dei luoghi, il tema del non schematizzare mai, il tema del riportare sempre alla relazione diretta con chi abbiamo davanti, con i ragazzi, il tema dell'ascolto, il tema della comprensione. Sono tutte cose che tutti noi, a vario titolo, in vario modo, ci passano quotidianamente per la testa. Come possiamo capire di più una certa cosa, come possiamo sbagliare meno, cercare di interagire con un obiettivo che cerchiamo sempre di ricordare a noi stessi, non può essere diverso se non quello di accompagnare alla propria realizzazione quel ragazzo o quella ragazza che abbiamo davanti. E quanto sia faticoso e impegnativo riuscire a tenere tutti i fili uniti a favore di quella cosa lì, quanto sia impegnativo, ad esempio, in un ambito scolastico, fare in modo che tutti quanti noi ci ricordiamo che quello è l'unico vero obiettivo per cui siamo lì, siamo al servizio di quella cosa, non abbiamo altri motivi, non dobbiamo avere altri motivi, se non quello. E quindi, ecco, queste sono tutte parole e pensieri che butto lì, perché comunque sono i punti interrogativi in cui mi interrogo da tantissimi anni e che per fortuna mi continuano ad animare.
tenendomi vivo. Quindi ci mettiamo qua e partiamo. Vai, avanti. A te Marco la parola. Grazie Federico. Allora intanto buonasera a tutti, sono sempre contento di venire a Trento. C'è sempre una parte di me che in qualche modo è qui anche da lontano, che è anche un posto che mi serve, che è molto diverso dai posti che frequento normalmente e mi aiuta a capire se le considerazioni che con molti dubbi e incertezze cerco di mettere insieme insieme a tanta altra gente ha una valenza generale, perché se ti costruisci modelli su un posto solo, insomma, hanno poco del modello, ecco. E io inizierei con una breve premessa. A una certa età una persona, almeno nel mio caso, c'ha voglia di parlare chiaro, di non trovare soluzioni subito, di poter manifestare anche il non sapere, il cercare, il dubbio, perché non, le manopole si sono spostate e troppe cose non funzionano più come secondo gli schemi che uno ha avuto tanto tempo in testa. E allora bisogna, uno dei motivi per cui lo anticipo questo, serve la comunità educante, è che bisogna condividere senso, bisogna studiare insieme, bisogna mettere insieme la teoria e le pratiche, e fare queste cose da solo o da soli non funziona tanto bene, è limitato come risultato, e quindi questo è sostanzialmente la premessa. Ho preparato un po' di temi. Il primo tema è la demografia. Se vogliamo pensare all'educazione, quindi a chi educa e quindi alle comunità educanti, dobbiamo capire in che paese stiamo dal punto di vista dei numeri. Stiamo in un paese sul bordo di una crisi di non ritorno in termini demografici. C'è un bellissimo libro uscito qualche tempo fa che vi consiglio vivamente, di Alessandro Rosina, si chiama Storia demografica d'Italia, che fa un excursus storico importante e mette in luce tutta una cosa lunga che nei diversi territori si è articolata in maniera diversa, che ha riguardato anche il Trentino, parte da quando facevamo tanti figli e molti di questi morivano, poi dalle emigrazioni degli italiani, poi dall'inizio del benessere, del boom economico e diciamo l'equilibrio demografico, che è stato uno dei principali volani dei successi del paese, dello sviluppo dell'Italia per come la conosciamo, e poi il lento insinuarsi della crisi e l'invecchiamento della popolazione e lo squilibrio attuale, che può essere sostanzialmente arginato, combattuto, forse anche vinto,
in un solo modo. Non basta fare più figli con delle politiche pubbliche che sostengono la genitorialità e fare i figli. Questo è un modello che è stato seguito in Giappone, in Germania e in Giappone, in Ungheria, ma da solo non ha funzionato. Ci vuole il disposto combinato di favorire un ingresso intelligente e accompagnato ai migranti, più fare anche figli. Se si fa così, allora l'educare riacquisirà lentamente, con molta fatica, un senso, perché il rapporto tra chi educa e chi educato, la trasmissione del sapere tra le generazioni, potrà riacquisire un significato più compiuto, più largo, e in questo momento noi non stiamo in queste condizioni. Il modello prospettato, che ha arginato per ora la crisi, che è stato adottato negli ultimi 15 anni dalla Germania, è l'unico esempio di argine a questa crisi. Quindi c'è una dimensione internazionale alla vicenda demografica, e io credo che chi si occupa di educazione e di accompagnamento al sapere da una generazione all'altra debba partire dalla prospettiva demografica. Questa prima mia provocazione positiva ha una serie di evidenti corollari. C'è un'inutile discussione sostanzialmente su migranti sì, migranti no. I migranti servono a noi per tenere come sistema paese. Ancor più nelle aree montane e premontane, che sia nella dorsale alpina che nella dorsale appenninica, è in questa ormai 30 anni la parte d'Italia che più soffre di tutto ciò, le cosiddette aree interne. Okay? La seconda cosa, che è del tutto evidente, è che noi, non andando avanti così, la discussione su salari, pensioni, è quasi un non senso, perché le pensioni non verranno più pagate se continua così, perché non ci sarà chi lavora. Un paese che nel 2045 avrà il 75% della popolazione o in pensione o prossima alla pensione, chi gliela paga la pensione ai ragazzi, diciamo i giovani che oggi hanno 35-40 anni? E tutto questo che c'entra col nostro tema, c'entra moltissimo col nostro tema, perché i ragazzi si sentono soli e si sentono esclusi, si sentono non capiti, e c'è una base materiale potentissima che gli dà ragione, che è quella demografica. Questo è quello che è il primo punto che volevo dirvi. Quindi la discussione sull'educazione deve partire dalla constatazione che, quando io andavo in terza media, per ogni 100 persone nell'età tra 0 e 16 anni ce n'erano 51 che avevano più di 65 anni. Ora ce ne sono 193. Okay? Questa è la questione. Voi capite che una società dove girano 193 persone con più di 65 anni a fronte di 100 persone con meno di 16 anni, sia pure distribuiti un po' qui, un po' lì, ma anche lì dove c'erano tanti ragazzini
penso a Napoli fino a 15 anni fa, che era in controtendenza nazionale, ormai non riusciamo più. Questo significa che le scuole sono in meno, che c'è meno ragazzini nelle scuole, che i ragazzini si chiudono in posti diversi dagli altri, dove si sentono sempre, sempre di più dei panda isolati. Fare massa critica per poter fare constituency generazionale e far valere le proprie aspettative, le proprie ragioni, è sempre un'impresa minoritaria, e così via. Okay. Se si fa una comunità educante, è una comunità educante che ha, per venire al nostro tema, nelle sue regole la, non l'aggiunta dell'attenzione al famoso protagonismo che mettiamo ogni volta che scriviamo un documento ufficiale o un progetto. E, no, questa comunità educante deve avere una centralità dei ragazzi, che significa che la peer education non è un vezzo di qualche avanguardia o di qualche buon progetto, ma è quello che dovrebbe essere l'ordinarietà. Significa che il governo dei luoghi e dei tempi deve essere condiviso con i ragazzi, che bisogna smetterla di pensare ad un modello dove c'è un controllo degli adulti monocratico. Per cui arrivata la circolare, c'è il dirigente, poi c'è il collegio docenti, poi eventualmente sentiamo i ragazzi. Ecco, questa roba qui non costituisce una base credibile nella situazione di cui ho parlato per costituire la comunità educante. Il secondo corollario legato a questo riguarda il tema evidente della cessione di potere. Cioè, a un certo punto una generazione cede potere ad un'altra generazione, in forme con gradualità che si devono decidere. Nel nostro sistema scolastico, ma anche nel sistema educativo più largamente inteso, nelle nostre comunità educanti, non c'è una sufficiente riflessione, soprattutto una sufficiente prassi incentrata sulla cessione di potere. La cessione di potere tra una generazione e l'altra comporta inevitabilmente dei rischi, perché la generazione successiva, detto in francese, può fare cazzate. E noi abbiamo paura di questo. È più complicata di così. Abbiamo paura di questo, ma spesso mascheriamo con questo il non voler cedere potere. Ci sono implicazioni organizzative, psicologiche, politiche, economiche, quello che sto dicendo. E su questo tema c'è anche un tema di narrazione tra generazioni che investe le comunità educanti e investe anche le regole delle comunità educanti, la storia di quello che sta avvenendo, chi la racconta, la raccontano i nonni, la raccontano le nonne, perché c'è anche la questione di genere, la raccontano i papà, raccontano le mamme, la raccontano i ragazzi, la raccontano le ragazze. Se leggiamo la storia dal punto di vista dei ragazzi e delle ragazze in un processo di costruzione di comunità educante che implica il trasferimento reale di potere con i suoi rischi, la storia che sentiamo ci dispiace, perché è una storia che è basata sulla nozione di furto di futuro da parte nostra nei loro confronti. Ovviamente ogni generazione è rivendicativa, ma
c'è qualche ragione in questa narrazione delle giovani generazioni, perché la mia generazione sicuramente, ma anche quelle successive e quelle precedenti, quelli abbiamo vissuto al di sopra delle nostre possibilità in questo paese e abbiamo accumulato un debito pubblico che ricade sui nostri figli e i nostri nipoti. Inoltre, come generazioni umane dalla rivoluzione industriale in poi, in Italia come altrove, abbiamo messo a repentaglio il biosistema del pianeta. Quindi in Italia debito pubblico, nel mondo e anche in Italia quanto ha prodotto il climate change, i ragazzi sono in posizione di fare rivendicazione. Ma questa rivendicazione è impedita nel suo impatto rispetto alla generazione mia, che chiamavamo diciamo i vecchi Matusa e riempivamo le piazze perché eravamo il 37% della popolazione e adesso sono il 14% della popolazione, non riempiono nessuna piazza e non possono neanche pienamente rivendicare il fatto che gli è stato scippato il futuro. Allora, queste questioni o stanno nel pensiero non aggiuntivo, ma nel pensiero fondativo della costruzione delle comunità educanti, o queste comunità non sono educanti, sono un'opera anche in buonissima fede, tesa a mantenere il potere e non cederlo, e a tenere buona una generazione che già è in posizione di minorità e sotto attacco. E, fine della prima provocazione. Seconda provocazione. Le provocazioni sono tre, quindi non è che la farò molto lunga. Seconda provocazione. Chi educa? E sono evaporate tutta una serie di persone, di presidi, di modalità di costruzione antropologica degli assetti sociali in campo educativo, quello che una volta, discutendo con Clotilde Pontecorvo, abbiamo definito antropologia educativa, costitutivi della possibilità di educare normalmente nell'ordinarietà e di non farne un mestiere specialistico. Una serie di presidi di questo tipo sono semplicemente evaporati. I riti di passaggio, la socialità di strada, di caseggiato, di borgata, tra coetanei non organizzati dagli adulti ma auto-organizzati per esplorare il mondo e se stessi, trasgredire le regole, eccetera. Il presidio dall'altra parte della legge uniformemente condiviso, per cui se si risponde male a un vecchio è sbagliato, appunto, no? Non è più così, cioè ognuno fa quello che gli pare, non c'è una legge condivisa implicita di tipo antropologico. Io la penso così, tu la pensi così, e quindi questo pone dei problemi alla comunità educante, perché fino agli anni 70, diciamo anche fine degli anni 70, in maniera universale, poi via via meno forte, la scuola poteva contare su delle regole implicite, che erano delle regole che tutti condividevano, che tutti sentivano come proprie. Ci si alza sul tram in autobus quando sarà una persona handicappata o una donna incinta, si tiene bassa la voce in certi contesti,
si può scherzare in alcuni contesti, non si può scherzare in altri, tutte delle robe, diciamo, che erano date per scontate. Ok, questa roba qui, sia il gioco, il rito di passaggio, la prova che si supera, sia le questioni inerenti al presidio dei limiti, non c'è, né abbiamo esempi meravigliosi in chi ci governa, non c'è nessun presidio dei limiti nel discorso pubblico, politico, mediatico, sportivo, urlano, fanno, dicono il contrario di quello che hanno detto al momento. Insomma, non credo che io debba argomentare più di tanto. E questo significa alcune cose per le regole e diciamo i setting delle comunità educanti, che non possiamo dare niente per scontato, che non c'è niente di implicito che già funziona, che bisogna riesplicitare reinventandosi i riti di passaggio, il presidio del limite, il patto sul presidio del limite. E date le cose che ho detto nella prima parte del discorso, questo deve essere condiviso. Ma voi capite che noi non abbiamo modelli su questo, perché il modello dell'umanità è stato un altro fino ad oggi. Il modello dell'umanità è una generazione ha un set di regole, di comportamenti che sono, che hanno una valenza funzionale perché sono economici, okay? Perché funzionano, e hanno una valenza simbolica consuetudinaria. E si trasmette a una certa età, è definita età, con dei riti di passaggio, da quel momento in poi diventi grande e condividi quel bagaglio. Noi siamo al punto che non possiamo definire, in Italia in particolar modo, quando è che uno diventa grande. Diventa grande quando scoccano i 18 anni? E perché deve andare a scuola fino a 19? Diventa grande quando va a lavorare? Ma il lavoro lo si prende, si fa. Diventa grande quando fa un figlio? Diventa grande quando esce di casa? Quando è che uno diventa grande? Qual è il momento? Qual è il rito? Qual è il passaggio? E in quel momento gli stiamo dando il potere di essere grande a sua volta e quindi di essere pari grado con gli altri. Ecco. Allora, in campo educativo mi pare di poter dire, chiudendo questo secondo capitolo, che una comunità educante che non si ponga i problemi di come ricostituire queste cose in maniera non laboratoriale ma reale, insieme alla generazione che ha le caratteristiche che, sia pur sommariamente, me ne scuso, sto descrivendo, che non fa questo, non può essere una comunità educante, perché non possiamo richiamarci a nulla. Naturalmente ci sono meravigliose eccezioni, ci sono nonni che rappresentano il limite e la guida, c'è il presidente Mattarella e c'è il Papa, insomma potrei continuare con vari meravigliosi esempi, ma sono eccezioni. Comunità educanti devono costituire delle esperienze per cui, di nuovo, al senso della trasmissione tra generazioni in qualche modo ritualizzata. La terza questione è come si impara. Qua Salvatore ha studiato più di me. Io dirò poche cose e chiudo. Noi abbiamo un sistema di scuole dove
al di là della buona volontà, credetemi, io ce ne ho messa tanto, sono andato in pensione con quota 107, ho fatto i miei anni di lavoro, so qua dentro quanti di voi a scuola lavorano bene, ma quella roba lì non è irriformabile, per come sta messa è irriformabile. E i piccoli sapiens imparano dappertutto, hanno la caratteristica di imparare dappertutto, e noi insegnanti siamo convinti che imparano a scuola. E allora perché le comunità educanti non possono iniziare seriamente a pensare che i piccoli sapiens imparano dappertutto e che la scuola è quel luogo prezioso dove si struttura e si organizza in modi nuovi, appoggiando, sostenendo, accompagnando l'apprendimento dappertutto. Per apprendere però dappertutto, i piccoli sapiens devono avere imparato molto presto e molto bene alcune cose, altrimenti le neuroscienze e gli studi, diciamo, sul funzionamento del cervello, che hanno fatto passi in avanti straordinari, da un lato il simbolico non è sufficientemente strutturato, le sinapsi cerebrali non seguono metodologie, non abbiamo un retroterra organizzativo per cui si possa seriamente pensare di continuare ad apprendere se non c'è una strutturazione precoce. Sostanzialmente sto dicendo che le comunità educanti si devono dare la regola per cui si impara moltissimo e molto rigorosamente da 0 a 14 anni. Moltissimo e molto rigorosamente, esattamente l'opposto di quello che facciamo. Noi nel sistema italiano abbiamo la pretesa di imparare a scuola in maniera iperrigorosa, più o meno quando si può nella testa della scuola iniziare a bocciare seriamente, cioè dopo l'obbligo, e invece bisogna bambineggiare in eterno delle persone di 4, 5, 6, 7 anni che invece dovrebbero poter affrontare delle sfide insieme, emotive e cognitive, anche queste sono importanti, in maniera continua, sostenuti con uno scaffolding, diciamo, di ritualità e di routine che gli consente di farlo. E noi saremmo quelle persone, e chiudo, che avrebbero la magnifica possibilità di fare casino su queste tre cose, di dire basta, game over. Seppelliamo il morto di tutto quello che abbiamo imparato e diamoci un altro mandato politico su che cos'è l'educare e l'apprendere. Invece stiamo a difendere e a fare delle balbuzie su tutte queste questioni. E voi capite, il mio vero tema è la povertà educativa e la sfiga, me ne occupo da sempre. Voi capite che invece questa sera, sto cercando di farlo sempre più spesso, non ho voluto parlare del fatto che un terzo dei nostri ragazzi sono poveri, che siamo non solo un paese che fa pochi figli, ma che si permette di avere un numero crescente di bambini e ragazzi poveri. Gli ultimi dati Istat di 15 giorni fa ha visto i poveri in povertà assoluta sotto i 18 anni aumentare di altre 150.000 unità rispetto all'anno precedente, eccetera, eccetera. E noi, tutta questa roba qui, io ve la c'ho tutti i dati qua, ve l'ho risparmiata. Vi sto dicendo però che quei dati di aumento delle disuguaglianze e delle povertà sono un aggravante ulteriore alle questioni strutturali di cui vi ho parlato. Perché comunità educanti? Perché di fronte a queste sfide da sola la scuola non ce la può fare.
deve alzare bandiera bianca e bisogna ricostituire la possibilità di educare in maniera nuova. Vuol dire che c'è la corresponsabilizzazione territoriale con una chiara definizione di cosa aspetta certamente alla scuola e cosa aspetta fuori, ma con il reciproco riconoscimento di una battaglia comune nella direzione che sto cercando di dirvi. La domanda che mi fanno spesso è: ma se il sistema è a collasso, perché non è già collassato? Non è già collassato perché c'è la teoria delle catastrofi, perché siamo anche, per fortuna, anche tutti conservatori e riusciamo in qualche modo ad andare avanti così, perché c'è tanta gente che si danna per riparare i danni dovuti alle cose che io molto sommariamente vi sto dicendo, ve le sto dicendo come uno specchio perché so che le sapete. E così andiamo avanti a tentoni, cercando di... però il peso che chiunque faccia l'insegnante, la scuola o l'educatore fuori scuola di tutto questo è ormai quasi intollerabile per chi fa questo mestiere. Ragazzini che vogliono fare gli educatori non ce ne sono quasi più. È pesante la situazione. E richiede uno scatto di consapevolezza e di trasformazione radicale delle prospettive se vogliamo costruire comunità educanti. Grazie. Grazie Marco. Sì, questo è esattamente la linea di sfida su cui la De Marchi vorrebbe stare, con grande umiltà, perché quello che hai descritto è una cosa talmente alta, talmente imponente come sforzo, che sicuramente noi da soli non riusciamo a fare nulla, però noi vorremmo proprio essere quelli che partono da quello che tu hai detto, che partono da questa consapevolezza e che provano a stimolare e ad aggregare chi nel mondo educativo, in particolare partendo dal mondo scuola, che è un contenitore che comunque vede impegnate tantissime persone, vuole provare a stare su questa sfida. Dopodiché io credo che si debba essere capaci di costruire la dimensione dei microcosmi su cui sperimentare. Perché? Proprio perché bisogna trattare con attenzione le cose che tu hai detto e quindi avere più punti di attenzione, ma di costituzione di quella che poi è una comunità educante, non si può stare troppo ampi, perché se stai troppo ampi aumenti in maniera esorbitante le complessità e ti affossi. Questo è un po' il tema anche della biodiversità. Scusa, su sì. Questo un chiarimento. Ovviamente io nella mia vita, come tutti noi, sto lì a riparare i danni con grande convinzione e a cercare modelli realistici e possibili. Faccio il presidente con i bambini e lui insieme al consiglio di amministrazione i soldi per fare il possibile. Però quando si ragiona in generale, l'orizzonte va scrutato con spirito impietoso, se no non riusciamo a fare neanche la cucina quotidiana. Ecco, questo è certo. Il tentativo. Allora, assolutamente d'accordo. No, quello che, su cui io mi interrogo e su cui stiamo cercando come De Marchi di fare il nostro piccolo, la nostra parte, è quella di costruire possibili modelli che dimostrino che è possibile fare dei passi su questo. Perché da un lato tutte le cose che tu hai detto, ad esempio, faccio una per tutti, esistono modelli in cui nelle scuole si dà potere decisionale ai ragazzi nel quotidiano? Stiamo cercando di capire. Io nella mia no, lo sto cercando di costruire, cioè sto
sto cercando di realizzare delle cose, delle procedure che permettono di andare oltre il Consiglio d'Istituto, in cui ci sono due rappresentanti che spesso, poverini, sono lì, ma poco decidono. Cioè, ci sono ambiti di sperimentazione che noi possiamo mettere in campo. Voi poi, fra l'altro, tu e Salvatore venite da un ambito di sperimentazione continuo, una per tutti, il modello Chance, che è stato un modello che ancora adesso dovrebbe essere un faro per tantissimi di noi. E quindi c'è un progresso, c'è un patrimonio pazzesco che l'Italia ha nei vari luoghi. Però è come se questo patrimonio non fosse abbastanza, non riuscisse a essere sufficiente, nonostante l'evidenza, non riuscisse a scardinare il sistema. E questo è un tema molto delicato, anche se vuoi molto frustrante, su cui però non possiamo limitarci a dire ma il sistema è così, cioè dobbiamo provare, e la dimensione, io continuo a pensare che la dimensione trentina e la dimensione di una fondazione come la De Marchi, che è comunque una fondazione legata al territorio trentino, che ha potenzialità, vive di soldi pubblici, quindi di fatto è di tutti, può e deve assolutamente impegnarsi per provare a costruire modelli possibili. In questo ci vuole un grande lavoro di riflessione, di confronto e una grande capacità di concretezza nel tracciare strade e percorrerle. E questo è quello un pochettino lo stile in cui vorremmo stare. D'accordo. La prima parte abbiamo detto delle cose, noi più o meno. Adesso sarebbe buono aprire un po' di dialogo. Dateci voi spunti, domande, pensieri, tutto quello che vi viene. Abbiamo il Valletto, Bortolotti. Dai. Vedi? Ecco, perfetto. Vai. Sentite? No. Si sente, dai. Però mi sentite a presenza. Se fa finta, se vuoi, se ti... No, grazie. Allora, io ho l'onore di essere coordinatrice di Fuoricentro, che è uno dei progetti, tra l'altro, finanziato da Coli Palmini. Io sono la nuova coordinatrice, ma in realtà il progetto è iniziato nel 2018 e nella sua prima edizione ha lavorato su tre territori del Trentino, e in questa sua seconda edizione, che si arricchisce del titolo della comunità che educa, lavora su cinque territori periferici del Trentino. Lavoriamo sulla Val di Non, Val di Sole, Valsugana e Tesino, Paganella e Fassa. Val di Fassa siamo presenti, insomma, in un po' di rappresentanti del progetto. La gente coinvolta effettivamente nella rete è tantissima, come potete immaginare, e sono coinvolti nel progetto la Fondazione Trentina Volontariato per il Sociale, che è capofila, la Provincia Autonoma di Trento, Fondazione De Marchi, dei referenti territoriali delle politiche sociali, le scuole, gli enti del terzo settore. La rete è composta da 38 partner, quindi è molto molto ampia, si è amplificata rispetto alla prima edizione, perché nella prima edizione erano solo 30 partner e solamente 3 territori, quindi il tentativo è quello di se nella prima edizione c'è stata l'emersione di quello che può essere la potenza e il valore di una comunità educante, delle diverse comunità educanti del Trentino, in questa seconda edizione l'idea è quella di mettere a sistema questo valore che evidentemente è emerso, e aiutare questi territori attraverso l'utilizzo di un approccio consulenziale. In questo caso Fuoricentro vuole portare nei territori e arricchire i territori offrendo delle competenze a tutti gli attori che compongono il complesso coro, no? di quella che è la comunità educante. Gli stimoli emessi sono tantissimi, evidentemente. Mi sembra di capire che comunque, facendo un ragionamento molto generico,
l'elemento che non può mancare in una comunità educante è quasi un approccio politico, cioè mi sembra evidente che da tutte queste parti che la questione educativa in senso lato è una questione politica, e un approccio di condivisione di conoscenze, competenze e informazioni che è fondamentale e che deve passare diciamo all'interno di questa rete molto complessa. Una riflessione personale rispetto a quello che è stato detto e rispetto alla necessità di costruire una comunità educante per adulti prima di pensare ad una comunità educante per giovani, perché io credo giornalmente lavoriamo per la insomma mantenimento attivo di questa rete, che potete immaginare è un lavoro faticosissimo, perché comunque ci sono da coordinare molti istituti differenti, cioè molte istanze differenti, bisogni, burocrazia, è molto complesso. Quello che mi viene da pensare in questa fase propedeutica, prima del lancio delle attività della seconda fase, è che prima di poter pensare a qualsiasi tipo di comunità educante nei territori e di poter insegnare qualcosa ai più piccoli, noi adulti, nelle nostre diverse istituzioni, nei nostri diversi ruoli, dovremmo imparare noi ad essere prima quella roba là. Perché tutti i giorni in questa fase evidentemente il lavoro è propedeutico ed è generazionale ed intergenerazionale. Non possiamo pensare di costruire comunità in cui i giovani abbiano letteralmente voice se noi non siamo in grado di lasciarci la parola tra di noi, se noi non siamo in grado di cogliere le competenze, i limiti delle competenze di ciascuno di noi. Diciamo, condivido questa riflessione perché trovandomi in una cabina di regia complessa, cioè noi lavoriamo letteralmente tutti i giorni nella negoziazione del potere e dell'esercizio del potere tra i diversi livelli amministrativi, i diversi livelli territoriali. Chiaramente poi ciascun territorio racconta la propria storia, i territori trentini per la loro stessa conformazione fisica hanno le loro caratteristiche, da aree interne hanno le loro specifiche problematicità, però sia il fuoricentro porta nel titolo l'idea di un centro che si vuole avvicinare ai territori rurali, e se l'avvicinamento è necessario deve essere da entrambi i lati, comunque c'è da lavorare su più livelli e diciamo in maniera coordinata. Questo per dire che comunque le buone prassi in qualche modo esistono, per il centro è rientrata in tutta una serie di studi perché effettivamente viene riconosciuta come una buona prassi rispetto alla costruzione di comunità educante, e se volete il risultato della prima progettualità è stato un kit costituito da tutta una serie di strumenti che sono il risultato del processo degli ultimi 3 anni. E quindi sono tutta una serie di strumenti che possono aiutare a fare dei ragionamenti sulla comunità educante, la costruzione di una comunità educante e insomma agevolare i progetti collettivi e partecipativi. È stata bravissima, complimenti, grazie. Sì, questo è un esempio virtuoso di come l'impresa per i bambini possa finanziare, come diceva Marco, la passione di giovani come te, di persone che hanno comunque a cuore la costruzione di nuove strade. Questa che tu dici è molto vero. In maniera provocatoria ti dico anche una cosa, però, che io rispetto al mio lavoro di dirigente scolastico, in certi casi ho preso atto che il mondo adulto che stava dietro a quel ragazzo era inutile perdere tempo per cercare di educarlo e di sensibilizzarlo. Era molto meglio concentrarmi su quel ragazzo e fare di tutto perché lui si rendesse conto che doveva, con le sue forze, cercare di costruirsi le cose senza aspettarsi molto d'altro. Sono, diciamo, dei casi, però non è così scontato che tutto il lavoro che si... Se tu pensa alla quantità di corsi per genitori che sono stati fatti, quanti soldi sono stati spesi in tutti questi anni per sollecitare il mondo adulto ad assumersi le responsabilità educative. La quantità totale. Vai a prendere i fondi che la provincia spende sull'agenzia della famiglia. Vai a vedere. Quantità di robe spese, reti, cose, investimenti, comuni, comunità di... Quello che resta è un dato, che c'è un calo di quella responsabilità.
Allora vuol dire che noi dobbiamo continuare, perché un processo educativo non può prescindere da generazioni diverse, quindi bisogna tener conto. Però bisogna essere anche realisti. Posso rilanciare? Sì, certo. E io credo che una riflessione sulla cura in generale non possiamo pretendere che tutti e tutte possano partecipare allo stesso modo alla cura di una comunità. E non si può pretendere e non ce lo si può aspettare. Quindi è bene i corsi per le famiglie se c'è solo un genitore che può diciamo, migliorare la propria prospettiva rispetto alla sua genitorialità, fossero anche 200 quelle partecipanti, dal mio punto di vista ovviamente. Io credo che sia fondamentale in progetti di rete e del genere invece l'assunzione di responsabilità rispetto a singole persone, cioè nei territori, e fuori centro da questo punto di vista funziona, nei territori ci sono persone che si stanno assumendo la responsabilità di tenere a loro volta delle reti, quindi è un processo che si espande e si tiene su dei nodi. Quindi questo comporta ovviamente su questi nodi un po' di pressione, perché chiaramente siamo sotto pressione, ma allo stesso tempo una condivisione di questa responsabilità. Come si diceva prima, quando succede qualcosa in qualche modo la responsabilità la si condivide. È chiaro che risponde uno, però... Sì, sì, hai ragione. No, il mio era una, così, la narrazione di una cosa che mi è capitato di dover affrontare, ma hai perfettamente ragione. Volevo dire due cose su questo intervento che mi ha sollecitato, che è importante. Allora, sono aggiuntive, non sono... perché in Italia bisogna pure fare questa cosa, perché poi siamo tutti italiani. Se dici una cosa, non può essere più, non può essere diciamo, è sempre o. In Inghilterra, quando uno aggiunge una cosa, hai aggiunto una cosa. In Italia è in contrapposizione a quello che ha parlato prima. Troppa porta a porta c'è, diciamo, nella nostra cultura. Quindi ci tengo a dire che è in aggiunta e non in contrapposizione. Ho imparato adesso a dire questa cosa. Nei progetti con i bambini ci sono vari modelli che stanno emergendo su questi temi. Un modello è stato detto. Non sono modelli puri, nel senso che molto spesso si mischiano molte diverse pratiche e modalità di presidio e di diffusione dell'innovazione. A un certo punto, durante il Covid, i progetti hanno vissuto una significativa crisi, ovviamente. Hanno addirittura cambiato la mission, hanno dovuto chiedere più soldi. Noi abbiamo avuto progetti che operavano contro la dispersione scolastica, che per 6, 7, 8 mesi in quota parte si sono rigenerati per portare i pacchi di cibo agli utenti, cioè stiamo parlando di zone veramente povere della Calabria, città di Palermo, città di Catania, città di Bari, ma anche nel nord. E per dire che la mission si è dovuta cambiare in corsa e c'era bisogno di una elaborazione del cambiamento e anche del senso di potenza, di frustrazione, di fallimento. E abbiamo imbastito una cosa che abbiamo chiamato comunità di pratiche, per cui abbiamo messo delle persone non a valutare, ma a ascoltare i processi, a affiancare nell'ascolto i processi in atto. Abbiamo fatto una selezione con una call pubblica, abbiamo preso 3 esperti di accompagnamento, ne abbiamo messo uno al sud, uno al centro e uno al nord e abbiamo ascoltato tutte le reti, sia quelle locali, in maniera costante e da questo fatto, che è diventato una vera e propria pratica, che ormai abbiamo grandi numeri, centinaia di ore di riunioni, centinaia di verbali e temi ricorrenti. E ora
quello che stiamo cercando di fare è mettere a confronto questi temi ricorrenti che sono di accompagnamento e non sono valutativi, perché i nostri progetti hanno anche la valutazione di impatto che viene condivisa con chi conduce, con la coordinatrice le cose, con tutta la fatica che ciò comporta, perché tu hai ottenuto i soldi per fare delle cose e ora devi capire quanto l'hai fatto e quanto no, in maniera non giudicante, però sicuramente non punitiva, non giudicante, ma tale per cui vi sia un rigore sugli impatti effettivi. Oh. Su questo, diciamo, c'è stato tutto un lavoro ulteriore con casini vari, beneficiari, chi sono, quali sono, possono parlare, non possono parlare, la privacy, non la privacy, non vi tedio. Comunque, spesso i linguaggi della valutazione di impatto in campo educativo sono diversi dai linguaggi dell'accompagnamento. Quindi adesso bisogna mettere insieme e capire quante delle parole chiare che emergono dalla valutazione di impatto possono dialogare con le parole chiave dell'accompagnamento. Quindi non c'è solo un livello dei ragazzi e non c'è solo un livello degli operatori, c'è anche un livello meta, diciamo, che cerca di capire quali sono i segni di trasformazione che, sia pure rispetto all'Italia, diciamo, non c'era l'impatto enorme, ma è la più grande sperimentazione nazionale in atto tra terzo settore e scuola sui temi educativi, in più nei territori più critici d'Italia o rispetto ai temi più critici d'Italia. Cioè lo Stato sta parlando di misure pubbliche per prendere in carico le vittime di femminicidio, nel senso che i figli delle gli orfani delle vittime di femminicidio, sono 7 anni che se ne parla, e gli unici che hanno costruito delle reti che prendono in carico questi bambini e le zie, i nonni, i caregivers che li seguono con il padre in carcere o suicida, la madre ammazzata, sono i progetti con i bambini. Ma noi come facciamo a portare questi ritrovati al decisore pubblico, alla Presidente della Commissione del Senato sul femminicidio, al Governo, alle Regioni, se non facciamo anche questo lavoro meta? Quindi quello che ha detto la collega, la chiamo così, è una roba che serve per innestare processi più grandi di politica pubblica. In questo senso io credo che lei abbia profondamente ragione, che è una questione politica. Aggiungo che oltre alla pazienza della negoziazione e anche della mediazione politica, c'è bisogno anche di competenze relative alla gestione del conflitto, perché noi abbiamo continuamente dei conflitti, perché altrimenti non riusciamo a farci sentire. Quando facciamo una cosa nuova, questo in generale, non solo con i bambini, che funziona, poi gli altri dicono non può essere, non ascoltano, non negano l'evidenza, continuano come hanno fatto, e tu devi poter generare un conflitto che da un lato non può essere devastante, tale per cui non avviene una trasformazione, e dall'altro però non può essere troppo accomodante, altrimenti non c'è un acknowledgement da parte del sistema. E anche questo, diciamo, è un apprendimento che tutti quanti dobbiamo condividere. E su questi apprendimenti, guardate, ho imparato molto a fatica una cosa: non c'è un sopra e un sotto, cioè non è che si sale per gerarchia, è un sistema complesso, interconnesso, per cui spesso è un buon educatore riflessivo che fa la differenza, quanto un dirigente scolastico, quanto il capo dell'ufficio scolastico regionale, se la significatività viene portata in termini di riconoscibilità. Però questo è la questione del come si riformano i sistemi moventi, come
senza, diciamo, il collasso, perché si possono riformare per collasso. Collassa il sistema e devi ricominciare da capo, oppure è un processo molto complesso che ha tutti questi ingredienti. Perciò è importante il tipo di riflessione che abbiamo sentito, a mio parere. Prima di tutto, visto che è uscita la parola conflitto, consentitemi di farvi notare che c'è Marianella Scrab prevista negli incontri, che fu indicata proprio, si voleva presentare un libro, ma credo che in Italia sia ancora la persona più esperta sulla gestione creativa dei conflitti. E poi ci torno su questo aspetto. Mi pare che c'è un elemento in comune tra le cose che diceva Marco e le cose che diceva la collega, non so se è mia collega, ma mi farebbe piacere che lo fosse. C'è una cosa che noi possiamo definire l'inchiesta, cioè c'è una dimensione dei soggetti che fanno delle politiche o fanno addirittura la politica, i quali non sono ancorati al loro sistema di certezza e vanno a verificare se il loro modello è stato applicato o meno, dove si è sbagliato, dove no, non si è sbagliato. L'inchiesta è un lavoro, o tra l'altro è una parola che appartiene al nostro lessico pedagogico, perché è l'inchiesta, l'inquiry di cui parla Dewey. L'inchiesta è una maniera di andare a conoscere un problema, un territorio, e soltanto questa dimensione dell'andarlo a conoscere, di andarlo a praticare, consente poi la definizione di questo territorio. Ed è una cosa che hanno fatto anche i ragazzi che hanno lavorato qui all'indice per le comunità educanti. Prima di arrivare all'indice, loro hanno fatto un lavoro di inchiesta meticoloso, sono andati in giro per il territorio. Ovviamente avevano un bagaglio di pre-domande, di pre-aspettative, però l'hanno messo in gioco nell'interlocuzione con gli attori che hanno trovato. Alla fine dell'interlocuzione è venuto fuori il malloppo che hanno presentato. Questa dimensione, diciamo, dell'inchiesta ha a che fare con un altro aspetto. Io non riesco a trovare, di cui parlava tra l'altro Gardner, esaltava il concetto di diplomazia. Cioè, sembra strano, la diplomazia non è la cosa banale non è soltanto la cosa banale a cui pensiamo, che trovare delle tattiche per poter controllare l'altro, per poter fare in modo che l'altro addivenga a te. Diplomazia, anche dentro si dice diplomos, la stessa tipologia di diplomos, che è un foglio scritto a due pagine. Perché la diplomazia non è giudicante, la diplomazia è per scontato che io sto facendo un incontro con un altro soggetto e posso costruire un oggetto, e la parola diplomazia mi viene in mente sentendo la descrizione di Marco, insieme ad un'altra persona. La diplomazia, in questa accezione profonda del termine, è una competenza che deve avere, con cui deve assolutamente avere a che fare la comunità educante. Se è una comunità educante ha a che fare con una varietà inimmaginata di soggetti, perché tra l'altro è una produzione di attori che non è determinabile tutta quanta a priori. Che cos'è che tiene insieme questi soggetti diversi che contribuiscono a formare una comunità educante? Noi siamo abituati al concetto che l'organizzazione serve ad avere controllo, no? Il controllo è che tutti gli attori debbano arrivare alla tua stessa visione del mondo. Il controllo è andare a vedere, l'obiettivo del controllo è la riduzione del rischio. L'altro obiettivo di controllo è ridurre l'errore che stai facendo, perché in mezzo c'è sempre questa concezione diciamo monolitica di quello che tu devi fare. In realtà noi, con la metafora della comunità educante, molto bella, tra l'altro è molto in risonanza con il mondo in cui viviamo, perché abbiamo a che fare col valore della connessione, non col valore del controllo. Noi dobbiamo costruire un sistema in cui soggetti diversi, noi dobbiamo fare in modo che entrino in connessione tra di loro, non in dimensione gerarchica. Anche questo, credo che quello che diceva Marco, possiamo leggerlo all'interno della categoria della connessione. Soggetti diversi, con finalità diverse, che comunque stanno in connessione, in una logica diplomatica, con l'obiettivo di costruire un oggetto comune che ancora non esiste, che sia condiviso da entrambi. Una faticaccia
immane, che però può essere, viene sperimentata in 100.000 pratiche quotidiane, addirittura quasi invisibili, che non riescono nemmeno ad avere voce in capitolo su cui sto facendo, perché non sanno neanche nominarla. Il problema è sempre lo stesso, ma su questo è inutile lanciare formulette. Che cos'è che tiene insieme queste differenze, questo lavorio anche diplomatico per costruire un oggetto condiviso, veramente un bene comune in questo senso, non un bene pubblico, ma un bene comune, impedendo che ciascuno se ne vada per la sua direzione? Consentitemi di citare un film che mi è piaciuto abbastanza, anche se non totalmente, non so se l'avete visto, Anatomia di una caduta, quello che ha vinto a Cannes. Nessuno l'ha visto. Ma attenta, io ne i film. Ci sta di cinema a te. Confermo. E scaricatelo sopra da internet. Allora, c'è una cosa molto bella. Provate, c'è l'altro un bambino. Perché è un non po' si... depressivo questo film. No, però è molto, molto... Cioè, non si... La tesi del film è che tutto sommato non esiste una verità. Per cui questo incidente, una caduta che ha determinato la morte del marito della protagonista, non si riesce a trovare una prova, un fondamento in base alla quale si possa decidere se è stato un suicidio, se è stato un omicidio. Il bambino pone questa domanda, un ragazzino di 11 anni, mi pare che sia, ma quando noi non abbiamo, direbbero gli scienziati, un fondamento, quando non abbiamo una prova ultima, quando ci troviamo di fronte a quello che... Lo dico perché questo viene da un convegno fatto a Treviso a metà degli anni 90, non è una cosa di teoria, organizzato da una scuola media, un famosissimo pensatore, anzi von Fersen, nominava gli indecidibili. Quando ci troviamo di fronte a un fatto per cui non possiamo decidere in base a nessun criterio che cosa quel fatto è, se è colpevole o se dice, esiste la responsabilità, il carico di prenderti la responsabilità e di scegliere tu quale dei due aspetti è per te e proponi come vero e quale fa. Se sapete la spiegazione che dà il bambino, sembra il ritorno di Aristotele anche in fisica. Io mi sono chiesto, è stato papà o è stato mamma? Dato che non trovavo elementi per capire chi dei due era stato, io mi sono chiesto perché mamma potrebbe aver fatto questa faccenda? Perché papà potrebbe aver fatto questa faccenda? È sfuggito. Vengo dunque, sono finito, è sfuggito al dilemma di trovare la prova, il fondamento per decidere, si è assunto la responsabilità attraverso un criterio. Il perché è qualcosa a cui dobbiamo fare, è quello che tiene insieme le differenze. Se tutti gli attori tornano continuamente con la manutenzione dei settimi, si chiedono perché stiamo facendo questa cosa, qual è la visione che ci tiene insieme. Quel perché che si pongono è una bussola per governare anche la costruzione di una condivisione. Quindi non esiste solo una dimensione orizzontale, no, tra gli attori, che andrebbe alla deriva anarchica o autarchica. Esiste un perché che rappresenta il fine per cui sta nascendo tutto quel movimento. Quindi il fine delle comunità educanti dovrà sempre essere presente, perché alla fine il fine è quello che ci può consentire di prendere delle decisioni. Il film, eh? Il film, no? Il film, andiamo a vedere il film. No, oggi capisco quello. Dario, che ti viene in mente? No, forse c'è qualche altro intervento. Abbiamo subito stoppato gli interventi. Stiamo aspettando. La collega ci ha giustamente stimolato. Altri interventi. Bortolotti. Parla Bortolotti. Definitivamente. Bortolotti è riuscito a rompere l'unico microfono. Va. Secondo me va. Allora va. Grande. Scendo un po', però parlando di significanza, non sono insegnante, quindi mi posso permettere, no, perché appunto sia per lavoro che anche personalmente ne conosco qualcuno, e mi pare che una cosa che non aiuti, no, a partecipare anche al 24 dicembre magari a una festa di Natale, e a volte è come gli insegnanti si sentano anche oberati di burocrazia, no? Di cose di cui c'è
avvertono poco il significato e no, perché mi pare che purtroppo stiamo tanto andando verso una responsabilità magari civile di tutta una serie di cose e poco da un punto di vista educativo, no? Rendo conto che non è un tema molto alto, però fatico, no, un po' a mettere insieme le due parti. E poi invece un'altra riflessione su quello che diceva il professor Janes rispetto al discorso della disabilità e dell'eterogeneità. Anche qui vedo delle grosse fatiche negli ultimi tempi, no? Perché proprio la difficoltà che ha la scuola su tanti versanti mi sembra che ci faccia fare dei passi indietro anche sull'inclusione, in particolare della disabilità, in cui io ho sentito veramente genitori stessi fare scudo quasi, no? Contro ragazzini, contro situazioni difficili inserite nelle classi piuttosto che la gestione. Quindi anche di questo credo che dobbiamo interrogarci, perché vedo un scivolamento. Questo. Grazie molto. Sì, adesso credo che Dario potrà risponderti in maniera puntuale su quest'ultimo punto, sul fatto dei docenti. Io credo che comunque ci sia da ripensare un ruolo, cioè ripensarlo sia dal punto di vista del singolo docente che deve avere la responsabilità di ripensarsi, perché se uno osserva la realtà non può non ripensarsi, e quindi entra in gioco il tema del mettersi in discussione, del saper essere attuali, e questo porta con sé una serie di paure, una serie di che non è affatto facile, non è affatto scontato. Però se non c'è un ripensamento del ruolo, sia per quanto riguarda il singolo, sia per come la società riesce a rivedere, a riguardare a quel ruolo, valorizzandolo e inserendolo in una redistribuita diffusione e diffusa responsabilità educativa, quindi comunità educante, il docente ha finito di fare il proprio, cioè, ha finito di esistere come figura se non riesce ad attualizzarsi, e questo è secondo me una grandissima sfida di cui la scuola è di fronte. Adesso poi l'arrivo, diciamo, dell'intelligenza artificiale, per quello che ne comporta, ripropone il grande tema che i contenuti non stanno più nel docente. Quindi il problema del docente sempre di più, secondo me, un umilissimo parere, è fondamentale il ruolo di accompagnamento all'apprendimento, alla crescita. Quindi una presenza quanto mai importante, ancora di più di prima, perché si fonda su qualcosa di meno perfettibile, di meno preciso. Questo spaventa, però è quello che c'è la necessità adesso, di stare dentro in un sistema in cui tu non sei lì a trasmettergli dei contenuti, ma sei lì a trasmettergli il senso di tutto, anche attraverso chiaramente la trattazione della tua materia. Però questa è una grande sfida. Io, è chiaro che dirigendo una scuola professionale ho uno sguardo anche su una tipologia di scuola particolare, e quindi non mi permetto di far diventare la mia osservazione come una cosa che vale per tutti. Però nel mio caso l'ho visto quotidianamente quanta resistenza c'è a questo cambio di ruolo, a questo dover prendere atto che c'è un altro modello a cui tu devi rispondere. Però che poi può essere anche quello che dà una svolta alla scuola, perché a me piace molto l'idea della biodiversità, cioè a fianco al tema della complessità e a fianco al tema del conflitto. Secondo me c'è anche la sfida di che cosa ne vogliamo fare di queste diversità, perché facciamo ben presto a dire sono belle, sono ricche, portano ricchezza, poi in realtà funzioniamo come volontari o involontari omologatori, cioè mi stanno bene le diversità come punti di partenza alla luce dei quali poi in qualche modo arrivare tutti a essere più o meno simili. Allora mettere in dialogo delle diversità, dici che funziona? Si funziona, perché forse in fondo non la sentono.
Allora, vi interessava l'idea di non valorizzazione delle diversità per dire ognuno fa quel che gli pare, va bene tutto, ognuno sa, ma in che misura come comunità educante possiamo riconoscere e dare valore a delle diversità che però poi devono fare tessuto ed entrare in dialogo, no? Allora, questa mi sembra una sfida del futuro, in che misura le caratteristiche, le specialità di ciascuno di noi, le nostre storie vengono riconosciute ma entrano in dialogo con gli altri, cioè non c'è solo il riconoscimento ma c'è anche che dialogo con gli altri per costruire una rete, no? Dentro questo il ruolo della scuola è o troviamo, io lo dico spesso agli insegnanti, o trovate un ruolo vostro unico e insostituibile, o se no vi fanno fuori nel tempo, già l'hanno fatto fuori parecchio, perché se stiamo sui contenuti abbiamo, no? Allora in che misura gli insegnanti possono diventare accompagnatori, come dicevate prima, di bambini, ragazzi che imparano a costruire insieme delle decisioni collettive, per esempio, ecco. Rispetto alla questione degli adulti, approfitto per dire, guardiamoli questi bambini. Io lavoro con i bambini dai 3-6 anni come formatore degli insegnanti, spesso da loro vengono delle questioni che ci aiutano e ci risolvono, no? L'altro giorno discutevamo di come gestire un momento del pranzo perché c'è una situazione complicata con un bambino che non ci sta in quel contesto lì. I bambini hanno sparato tante di quelle cose interessantissime, poi ci vogliono gli adulti che costruiscono, valorizzano, mettono in rete, però fidiamoci un po' anche di questi bambini, giovani, ragazzi, sono lontani da noi perché ci sono 30 anni, 40 anni di differenza, no? E a volte facciamo fatica a cedere quel potere che è dare loro fiducia, loro lo sentono e si scollano, io la vedo così. Grazie. Ma io volevo ricollegarmi al discorso di Federico sull'insegnante, il docente che si deve ripensare un po' anche l'intervento, così un po' le cose che aveva detto Marco all'inizio. E forse anche i docenti li dobbiamo pensare in una condizione di persona che apprende e quindi loro stessi essere accompagnati in un processo di revisione del proprio ruolo, ma non possiamo pensare, allora, se noi pensiamo a una scuola con quasi 1.800.000 docenti, non possiamo pensare che autonomamente o in piccoli gruppi sulla base della buona volontà di un'etica professionale riflettono sulla loro professione, rivedono il loro modo di mettere in atto le loro competenze professionali e ovviamente non possiamo pensare questo, lo possiamo pensare in un piccolo contesto dove c'è un dirigente che decide di fare il pranzo di Natale e in qualche modo alla fine arriveranno anche i docenti, ne sono sicura, ma a livello macro questo è impensabile. Quindi io dico, se noi abbiamo una responsabilità come sistema è quello di aver come dire, scritto tante cose di normativa, di testi pedagogici, di tanto, e poi non aver accompagnato gli insegnanti nel modificare il loro modo di... Quindi tutte le cose che abbiamo ascoltato, che sono sicuramente degli input assolutamente interessanti, utili, io immagino a dei docenti che sono qui presenti che poi diranno, va bene, ma adesso io com'è che riesco a fare questo compito di realtà con i miei studenti per creare il progetto, per dare senso alla mia lezione di greco o alla mia lezione di fisica? Ecco, io penso, e questo ormai è una specie di mantra, per me lo dico da tempo, l'accompagnare la formazione dei docenti, ma non è mettiamoli in un'aula e spieghiamo loro come gira il mondo o come dovrebbe girare il mondo dentro la loro aula, ma accompagniamoli e facciamo dei percorsi di accompagnamento affinché possiamo davvero modificare e rendere il nostro modo di fare scuola
una scuola che abbia senso e che si relazioni poi con la comunità esterna. Io sono assolutamente convinta che la scuola da sola non va da nessuna parte, la scuola deve aprire le porte, deve entrare, deve uscire e altri devono entrare. Ma io sono convinta che gli insegnanti sono assolutamente il centro e su di loro bisogna essere incisivi e attraverso di loro non dobbiamo scrivere delle altre norme, non dobbiamo scrivere delle altre cose, dobbiamo lavorare con loro perché nessuna scuola può essere migliore della qualità degli insegnanti che abbiamo, quindi sono loro che si relazionano con i nostri giovani, è lì il punto. Sì, proprio questo è il punto di sfida, perché prova a immaginare, disegno uno scenario, prova a immaginare una scuola in cui non ci sono solo le classi, ma c'è anche la sede dell'associazione sportiva di gente che va in montagna, c'è un'altra associazione che fa un'altra cosa, c'è un altro soggetto del terzo settore che ha la sede lì e si sviluppano tutta una serie di cose insieme ai ragazzi. E succede che alla fine di un quadrimestre ci sono tante persone che insieme si confrontano e decidono quel ragazzo cosa è risultato più forte, cosa più debole, come si fa a sostenerlo nel secondo quadrimestre. E quindi prova a immaginare una scuola in cui smontiamo la centralità del docente e proviamo a immaginare che il processo di accompagnamento è un processo diffuso e in cui non c'è il potere della valutazione finale in capo a un consiglio di classe, ma c'è un gruppo di adulti che ha seguito, ha partecipato per tutti i giorni, per tutto il tempo a questo processo di vita e non sta dentro nelle mura della scuola soltanto. E alla fine avviene un qualcosa che obbliga ciascuno di questi adulti a confrontarsi con sguardi diversi su quel ragazzo. Questo secondo me sarebbe una battaglia da fare, questa secondo me sarebbe una battaglia forte da fare per provare a smontare un qualcosa che se non lo smonti ricadi sempre lì, ritorni sempre lì. Tutto quello che tu aggiungi è qualcosa di secondario e non ha lo stesso valore e quindi non aiuti neanche il docente a togliersi di dosso questa centralità, mantenendosi poi una forte responsabilità in una sorta di visione più collettiva. Quindi da un lato bisogna accompagnare i docenti sicuramente, ma anche lì, se devo essere sincero, se voglio essere, per seguire quel che diceva Marco, anche io ho una certa età e a me mi piace dire le cose come sono. Io, se vi dico la quantità di corsi che ho fatto ai miei docenti di 14 anni sulla gestione della classe o su problematiche concrete richieste addirittura da loro, se vado a vedere il risultato, mi dispiace, ma io mi trovo adesso spesso a dover riaffrontare con le stesse persone gli stessi argomenti per i quali era stato pensato di fare una formazione. Questo non vuol dire che non si debba fare formazione, facciamola e accompagniamo il sistema. Però se non smontiamo quella roba lì, io la vedo molto complicata. Sono stato stimolato da queste considerazioni sui docenti e sul fatto che non anche loro, diciamo, che poi siamo noi. Perché io ho fatto l'insegnante per tanti anni e quindi anche guardandomi dentro faccio delle considerazioni. E vi dico quello che sicuramente non funziona dalla mia esperienza. Il tema è l'innovazione e come garantire che gli insegnanti vi partecipino. Okay. Non funziona un gruppo di insegnanti che vuole fare una cosa perché ci crede, peggio ancora il singolo o un piccolo gruppo di insegnanti, io l'ho fatto, quindi parlo per esperienza mia, molto, molto militante,
tendenzialmente conflittuale, però con un conflitto sostanzialmente ingovernabile e con una sorta di delirio di onnipotenza, diciamo, di salvare attraverso il tuo esempio quel ragazzino, o quella classe, o quell'assetto, o quel plesso scolastico, o l'idea di scuola, eccetera, eccetera. E cioè l'esperienza militante pura, diciamo così. E questa esperienza nega l'istituzione da un lato e spesso ha un delirio di onnipotenza sostanzialmente che non regge nel tempo e entra in, si avviluppa e entra in un circuito molto doloroso per cui poi ci sono i puri e i traditori. Il gruppo esplode, diciamo, intorno prima o poi a questa dinamica. La seconda cosa che non funziona è il dirigente del Milano innovativo che arriva e dice la mia scuola sarà, okay? E fomenta il gruppo sostanzialmente sulla base dell'adesione, della fedeltà al sogno di innovazione del dirigente. Lì succedono cose che voi umani no. La cosa più comune che succede è che a un certo punto il dirigente se ne va, arriva un dirigente normale, quando non pessimo, e finisce tutta la grande sperimentazione nel volgere non di un anno, ma di 6 settimane al massimo. E il gruppo si sfilaccia e si sente tradito. Allora, dico queste cose perché è stato detto, secondo me molto utilmente, che per fare l'innovazione ci deve essere qualcosa negli adulti, prima dell'innovazione con i ragazzi. Il patto di questa comunità educante che vuole innovare è un patto intorno al possibile. Ed è un patto che deve coinvolgere tutte le componenti, quelle fuori dalla scuola, cioè il terzo settore, gli educatori, i trainer sportivi, tutte le figure educative, anche informali, che stanno intorno a quella scuola, che hanno funzioni educative anche secondarie con quegli stessi ragazzi. Un gruppo importante di insegnanti, che non devono essere tutti, il dirigente scolastico e dei genitori, cioè deve diventare un progetto non di una sola componente. Non deve essere maggioritario, ma deve avere questo inizio e soprattutto deve avere delle procedure, deve avere una cabina di regia dove tutti sono rappresentati, deve avere dei verbali, deve avere delle regole di ingaggio, per cui non parlano sempre gli stessi, per cui c'è una circolarità, una manutenzione del lessico, per cui molto spesso noi diciamo cose uguali con parole non uguali e viceversa, no? Quindi quello che alle Nazioni Unite si chiama grid language, cioè ci sono tutte delle procedure, dei dispositivi concreti che consentono una trasformazione, anche un po' noiosi, che però sono uno scaffolding di garanzie che consente e dei facilitatori di processo, cioè della gente che non si ingarella, come si dice a Roma, che ascolta, che prende da una parte e dall'altra, che formalizza l'informale, eccetera, eccetera. Allora, se il dirigente diventa garante di questo processo, sufficientemente in ascolto, meno carismatico, più di servizio, tutto questo ha una maggiore possibilità di funzionare.
Una cosa decisiva è anche il tema da cui parte la trasformazione. Il tema da cui parte la trasformazione per me sarà che a me mi hanno chiamato per 30 anni quando c'era uno sfigato incontrollabile, una situazione di cattivi pestilenziali, dei genitori che irrompevano nella scuola devastandola e altre cose, delle armi trovate nei meandri della scuola e altre cose orribili. Però io ho capito questo, che tutti questi eventi estremi erano dei messaggeri e che c'è sempre un messaggero emergenziale apparentemente intorno a cui creare un minimo di pathos necessario. Cioè io credo che si debba partire da un elemento di sofferenza, di difficoltà. Questa trasformazione innovativa non può essere a freddo, avremmo bisogno di, deve essere una cosa che è sentita almeno da una parte significativa della scuola come dolorosa, come difficile da affrontare, come emergente, e intorno a quello si spostano le altre manopole. Queste sono le poche cose che ho imparato su questa storia. Dopodiché, ogni tanto, quando vedo che non è così faticoso, rileggo un passo meraviglioso di Sigmund Freud che dice che ci sono tre cose nella vita impossibili: amare, educare e governare. E quindi mi tranquillizzo e dico: facciamo quello che è possibile. Grazie. Ci sono domande? Siamo arrivati alle 6. L'occasione è preziosa di avere queste persone al tavolo, quindi. Allora chiedo io qualcosa. Vai Andrea, veloci, veloci. Sì, veloci, veloci. Infatti farò sintesi cercando di essere comunque sufficientemente chiara. Resto sugli insegnanti, sul tema insegnante. Io sono stata tanti anni fa e si è parlato degli insegnanti in azione, no? Il tema è della giornata regole, procedure per la costruzione di una comunità educativa. Io mi chiedo quali possono essere i vostri pensieri per la formazione dei nuovi insegnanti, per creare, diciamo, anche i nuovi insegnanti che siano all'altezza del compito. Quelli che ci sono vanno più o meno accompagnati, educati, istruiti, parlo solo degli insegnanti. Mi chiedo questo annoso problema mai risolto del come si è un buon insegnante, come si diventa, come si reclutano dei buoni insegnanti. L'ora è tarda, però mi sembrava dover capire anche, oltre agli insegnanti in azione, quelli che saranno. Grazie. Grazie molte. Io credo che Dario sia la persona più adatta per dire questo, perché lui sta lavorando tantissimo su, lo diceva prima, oltre diciamo docente di sostegno, su un concetto diffuso di capacità di inclusione e quindi educativa. La domanda terribile delle 6:06, me la cavo velocemente. Se tu vuoi fare l'insegnante all'infanzia primaria, ti fai 5 anni di università, ormai da bel po' di tempo. Se tu vuoi diventare prof alle medie e alle superiori, lì si apre un abisso, di fatto, no? Perché c'erano le SIS, poi c'è il FIT, poi il PAS, poi tutto un casino, e nessun governo, né, no? Marco, ti ricordi, nessun governo, né di centro-sinistra, né di centro-destra, è mai riuscito a affrontare questa cosa qua, perché c'è una frattura proprio epistemologica, oltre che antropologica o culturale, tra
il primo segmento, diciamo, e il secondo, cioè diventare alle medie, alle superiori, è una specie di tabù, intoccabile, no? E questa è una cosa veramente assurda, io una volta ho fatto un libro, vi racconto questa cosa qua, poi ci andiamo tutti, ma perché mi ha fatto molto ridere. Roma incontro con dei parlamentari, no? Sei parlamentari. Riforma della formazione iniziale degli insegnanti, eccetera, eccetera. Allora io chiedo, faccio la seguente domanda. Cosa succede ai bambini e alle bambine tra la quinta, mi esprimo ancora con i termini vecchi, tra la quinta elementare e la prima media? Che mutazione antropologica hanno? Loro mi guardavano come dire, ma cioè, questo è scemo, no? Cioè, che domanda è? No, dico, per un motivo molto semplice. Perché per fare il maestro o la maestra in quinta elementare, tu hai bisogno di 5 anni d'università, dove c'è psicologia, pedagogia, didattica, no? C'è un sacco di roba. Passano 2 mesi e mezzo per insegnare lettere, matematica, storia, eccetera, a quello stesso ragazzino lì, cioè 2 mesi e mezzo dopo, non serve, che tu fai niente. Avete presente i 24 CFU raccattati in maniera abbastanza bizzarre? Basta quello. Cioè allora, se il legislatore pensa che prima servono tante cose e poi non serve più niente, a distanza di 2 mesi e mezzo, io da cittadino dico i bambini, i ragazzini e le ragazzine sono cambiati antropologicamente, sono diventati qualcosa di diverso, diversissimo, no? Ma è una cosa folle. Io credo che sia un retaggio di un impianto culturale gentiliano, molto, no? Molto autoritario, tutto sommato, che ti dice, tu basta che tu sappia le cose e le sai insegnare, sostanzialmente questo. Principio di autorità che tra l'altro, adesso mi collego velocissimamente al discorso inclusione. L'inclusione adesso sta arretrando anche perché non sta avanzando un clima sociopolitico inclusivo, ovviamente. Avete letto tutti sulla stampa quel politico d'estrema destra in Germania, il quale dice noi l'inclusione non la vogliamo perché? Perché rallenta i bravi, rallenta i normali, tra virgolette. Dunque non la vogliamo, non la vogliamo. Per cui il degrado, diciamo, del principio di inclusione è evidente. Le difficoltà pratiche ci sono, ma questo è un punto, non è un punto di depressivo, ecco, non volevo toccare questo elemento depressivo, infatti io ho detto, chiudi con Marco, per favore, no? Perché ci ha dato un bel messaggio, non passarmi il mano. Ma lui ha chiuso però con Freud. Dai, è un autore noto, sì, insomma, beh, comunque ci danno la speranza. Lo sguardo è sempre uno sguardo positivo. Però la collega gli devo dire delle cose positive. Sì. No, no. Mi sento in colpa. Allora, sugli insegnanti in servizio, soprattutto all'inizio, nei primi anni, quello che è molto importante è avere uno spazio di riflessione su quello che già fanno a scuola loro, l'accompagnamento da parte di della gente un po' più vecchia e che ne sa di più dei nessi. Cioè, in qualunque cosa, se metti insieme, lo farei a livello di consiglio di classe o di gruppi non grandi, potere un posto dove potersi sentire liberi di dire questa cosa non la so fare, questa cosa la faccio bene, la metto a disposizione in maniera non aggressiva, questa cosa non ho mai saputo studiare, chi mi aiuta? Cioè poter chiedere aiuto, poter condividere e dire quando delle cose che tu non avevi neanche programmato hanno funzionato e ti hanno sorpreso, e quando delle cose che tu avevi progettato non hanno funzionato e si possa circolarmente condividere, ok? La forza anche nella comparazione internazionale della scuola primaria italiana sta nel fatto che nel contratto nazionale ci sono 2 ore a settimana per fare questo, poi le facciamo meno perché ci sono state delle apodie, chiamiamole così,
non si fa, però si è creata una tradizione di possibilità di scambio circolare intorno a quello che fai insieme agli altri. Cioè, voglio fare proprio l'esempio più estremo rispetto alla scuola primaria, il liceo classico. Ok, che l'insegnante di greco ascolti l'insegnante di inglese e l'insegnante di matematica, intorno ai suoi ragazzi, su cosa funziona e cosa no, sarebbe già un enorme passo in avanti. Per quanto riguarda invece l'inizio, ma io dico una cosa proprio antipatica come inizio. Intanto c'è della gente che con un margine di errore del 10-15%, facendo un colloquio attitudinale di medio buon livello, prima ancora che si faccia il concorso, la devi escludere dallo stare con dei ragazzini. Cioè, io dico, almeno il fuori di testa, evitiamoceli. Ok? E sì, allora, c'è un margine di errore, in positivo e in negativo, gravissimo, perché poi certi che sembrano fuori di testa potrebbero essere degli straordinari insegnanti, e certi che, e viceversa, diciamo, però almeno guardarli due volte quelli su cui hai il dubbio, perché poi ti trovi di ruolo certi che rovinano centinaia di persone per 50 anni, che odiano la gioventù, che non hanno risolto problemi fondamentali della propria esistenza, che hanno un rapporto cattivo con la propria infanzia e adolescenza, che non hanno mai affrontato. Questa gente non può stare a scuola. Sto parlando delle cose estreme, perché ci sono cose estreme che si sentono in giro e che non si possono cacciare in nessun modo. Gente che non sa collaborare con gli altri, che ha sempre ragione. Ma come fa a stare in un consiglio di classe, scusate? Cioè, non... Allora, ci sono questi estremi, questa è la prima cosa. Seconda cosa, ci vuole forse non un anno, ma due anni di prova. Cioè, allora, bisogna superare i fondamentali e fare quello che dice Ian. Uguale alle superiori rispetto, uscendo da questo gentiliano, eccetera. Però poi tutti devono poter stare due anni in cui dicono ma lo voglio fare veramente questo mestiere, e in quei due anni devono fare dei rapporti allo specchio, aiutati da qualcuno e dal gruppo per imparare, e devono avere un insegnante senior che gli faccia da fratello o da sorella maggiore, che li accompagni, cioè una roba come nella bottega artigianale, devono poter rubare con gli occhi come in cucina da quelli più bravi di loro, farsi degli appuntini, due anni di diario, poter parlare una volta ogni tre mesi con qualcuno rispetto alle cose accumulate, cioè della roba proprio artigianale, perché c'è un tratto artigianale in questo mestiere. Ecco, io penso che questo è possibile, non è impossibile. Chiudo. Gli insegnanti che vanno in pensione sono insegnanti al 110% bravissimi fino a quel giorno, il giorno dopo non sono più niente. Noi negli ultimi 40 anni abbiamo buttato a mare una serie di persone a cui ti potevi dire guarda, ti do, che ne so, erano disposte per amore del loro lavoro, per due anni, per tre anni, di fare una cosa intermedia, di fare da supporto a chi giovane entrava dentro. Si sono fatte delle piccole cose di questo tipo, ma un po' finte, un po' malfatte. E invece sarebbe una cosa notevole. Noi abbiamo sempre tutti imparati da qualche maestro. Cioè, è banale, antica, ma secondo me va cucinata così. Se posso fare un passo ulteriore,
veloce, ma non velocissimo. Poi ti tirano le cose. No, fai veloce. Allora, molto, molto velocemente. La discussione finale è sempre molto interessante perché è come se aveste riproposto l'ordine del giorno da cui volevamo partire. Quali sono i dispositivi, cioè qual è l'infrastrutturazione che una comunità educante deve avere? Non so, lei è in... ha fatto un esempio fondamentale che è per esempio un dispositivo dell'accompagnamento. Questo è uno, ma senza fare tante teorie e andando alle pratiche di cui sono stato testimone diretto e anche protagonista, oltre testimone indiretto, ci sono delle cose che qua lo dico tra le virgolette un po' ironicamente, che però dovrebbero essere proposte per andare a sistema, cioè quali dispositivi nuovi sono necessari affinché delle cose possano succedere. Perché guardate, alla fine si fugge sempre davanti alla responsabilità di creare dei dispositivi. Noi avevamo per esempio la chance, ma non solo la chance, credo grazie al sapere di chance Marco poi l'ha riportato a Torino, il nostro monte orario, dove ciascuno di noi aveva messo dentro tutto l'orario che sulla carta era previsto, compreso di una disposizione, adesso non ricordo più, prevedeva attraverso un dispositivo quindi obbligatorio che noi si partecipasse a momenti di formazione. Attenzione, momenti di formazione corale, in cui si stavano tutti quanti assieme. Attenzione, momenti di formazione in cui si cedeva potere. Noi non eravamo una comunità esclusiva di docenti, facevamo formazione assieme agli educatori e qualche volta assieme ai bidelli e tendenzialmente, l'abbiamo fatto diverse volte, assieme ai servizi sociali e chi più ne ha più ne metta. Quindi la formazione con un dispositivo, non con un appello a fare formazione di questo tipo. Ogni 15 giorni sì e 15 giorni no. C'era un'altra cosa, c'era un accompagnamento di carattere pedagogico e di carattere psicologico, perché qua un'altra cosa che nessuno, tutti noi che l'abbiamo fatto lo sappiamo, ma una cosa che nessuno dice, oltre a dire che gli insegnanti sono resi, che c'è una sofferenza, c'è uno shock che si vive affrontando un mondo che fino a 20 anni fa era completamente sconosciuto, e tutta questa dimensione emotiva va riconosciuta, è una dimensione degna dell'essere docente o dell'essere educatore, c'ha bisogno di un contenitore. Ogni venerdì si faceva la programmazione, ma era una coprogrammazione insieme, cioè dentro l'orario di lavoro c'era che docenti, educatori e altre figure coinvolte per i laboratori eventualmente esterni, su una immagine che a me carisse sulla lavagna di dove si poteva cancellare perché era un processo. Allora che cosa facciamo? Come ci organizziamo la giornata, fino ad arrivare a una decisione operativa e da non mettere in discussione per una settimana intera. Questi sono degli esempi di dispositivi, se ne possono fare altri, potrei citare tutti quelli che... Dico solo questo, finisco. A Torino sto facendo l'esperienza recente, per cui di fronte, dopo 8 anni di prova c'è ancora SEM, se avessi fatto conversazioni quotidiane soltanto sul momento, c'era una grande delusione. Ci stiamo trovando di fronte al fatto che, aiutati dall'accompagnamento che noi facciamo come valutatori, perché non siamo esterni, siamo quanto più dentro è possibile ai processi, quindi accompagnati anche a ripensare l'operazione fondamentale, ripensare una forma di restituzione, la gente rimane essa stessa sorpresa, ripetendo un urlo che facevano i nostri alunni: «Shaz, abbiamo fatto tutto questo». Che cosa è successo? Che c'è stato uno slittamento inavvertito quotidianamente, ma che in 8 anni si è sedimentato l'innovazione di tutti gli assetti, i dispositivi di sé, hanno portato veramente a un effetto di innovazione non avvertita, non percepita neanche adesso da chi dirige proprio c'è ancora sé, però verificare, cioè se qui si possono far vedere delle cose, non è che sono soltanto dette. Quindi finisco, tornare, mettere al centro una cultura che non basta soltanto una bella visione, non basta soltanto delle belle retoriche, non bastano gli ordini di servizio, non basta neanche un mix di tutte queste cose, perché se non si mette mano ai dispositivi che rendono possibile queste cose, non andiamo da nessuna parte. Grazie mille. Bene, a questo punto vi saluto, vi ringrazio. Ecco, giusto per lasciare uno sguardo positivo, sappiate che tutte queste robe qui cerchiamo molto umilmente in De Marchi di portare avanti, quindi chi di voi è interessato, stiamo in contatto, andiamo avanti, perché
tanto siamo sulla stessa barca. Grazie mille a tutti.